Ciao amici, dopo aver impostato il Kugo M4 Pro in configurazione legale, vi lascio il link al video in cui vi dico cos'è la configurazione legale e come rendere il monopattino, diciamo, legale, per lo più renderlo non troppo pericoloso, limitando quindi la velocità massima a meno di 30 all'ora. Mi accingo ad effettuare un test di autonomia in questa configurazione, quindi sarà un test svolto per lo più in città, città e parchi cittadini, e con velocità massima 30 all'ora e con un peso del guidatore, quindi il mio, intorno a 73-74 kg. Dunque, parto oggi con la batteria carica al massimo e vediamo dove mi porta. Vi do aggiornamenti man mano, a dopo. Amici, test di autonomia ancora in corso, però volevo farvi notare come con questo Kugo M4 Pro è possibile procedere in un terreno di questo tipo. Quindi uno sterrato leggero con asfalto, sì, vabbè, con terreno del tutto irregolare, pietroso e scivoloso, questo grazie ai pneumatici che sono grossi e insomma da sterrato. Diciamo un valore aggiunto, dunque la possibilità di andare anche in parchi di questo tipo e non parchi con il terreno piatto, liscio, asfaltato con ciclabile a seguito. Allora, facciamo il punto dopo 16 km. Come vedete, la batteria ancora segna tutte e 5 le tacche, ma in realtà è da 11 km che l'ultima tacca comincia a spegnersi. In alcuni casi mi fermo e si riaccende, in pratica mi prende per il culo da più o meno 5 km a questa parte. Dunque, primo risultato che mi sembra abbastanza evidente è che le tacche sono bugiarde, quindi per l'autonomia considerate poco quello che vi comunicano le tacche, basatevi più sui chilometri, perché facendo una proiezione in base a quello che vedo, i chilometri potrebbero essere 5 per 15, diciamo verrebbero 75 km, per 16 vabbè, lasciamo stare, 80. Quindi vediamo un pochino quali sono poi i chilometri reali. Sta di fatto che la prima tacca fatica a spegnersi, come vedete, dopo 16 km a volte si spegne in movimento quando chiedete più potenza e poi si riaccende quando vi fermate, come potete vedere in questo caso. Continuo e vi aggiorno man mano. Allora, amici, ghiaia abbastanza irregolare, come vedete. E con queste gomme qua riesco ad andare al massimo, quindi a 28 all'ora senza difficoltà, quindi non ho problemi di stabilità. Non male per un monopattino. Allora, 25 km, proviamo a fare un po' il punto della situazione. Sul display vengono visualizzate in questo momento 4 tacche. In realtà finora era fisse, era quasi sempre fisso a sole 3 tacche, quindi continua a confermarsi bugiardo l'indicatore delle tacche della batteria, ma quando il mezzo è fermo, perché quando il mezzo è in movimento, secondo me è abbastanza corretta la indicazione che ci dà della batteria residua. E grosso modo, dunque, quando cominciano a spegnersi le tacche, in effetti, quello secondo me è il momento in cui è da considerare quella tacca come non più piena. Dunque, ogni 10 km finora mi si è spenta più o meno una tacca. Dunque, una proiezione iniziale potrebbe essere autonomia massima di circa 50 km, però lo vedremo più avanti. Allora, diciamo che 25 km percorsi, due tacche spente in maniera regolare quando sono in movimento, quando sono fermo una mi fa l'occhiolino, quindi si riaccende, però vedremo più avanti se questo comportamento si mantiene tale. Diciamo che 10 km attacca ad ora sono un'approssimazione abbastanza in linea con lo spegnimento delle tacche della batteria mentre sono in movimento. Vi aggiorno dopo. Ciao. Allora, 30 km. Le tacche della batteria sono 2 in movimento e 3 quando mi fermo, come potete notare. Una cosa che ho constatato con il diminuire della carica della batteria è la velocità massima. Se prima all'inizio arrivavo a 27-28, dopo i primi 20 km la velocità massima si è abbassata a 26 all'ora e adesso era intorno a 25.
quindi leggermente si è abbassata, nulla di preoccupante, non c'è stato un decadimento drastico, però vi segnalo che si è leggermente abbassata. Quindi continuo il giro e vediamo fin dove arriviamo. Amici, 34 km, comincio a vedere più di una volta una sola tacca di batteria in cammino. Quindi da fermo sono sempre due, però quando procedo al massimo, a parte che la velocità massima è scesa a 24 km all'ora, in alcuni tratti in maniera costante vedo solo una tacca di batteria. Quindi in effetti l'approssimazione iniziale che avevo constatato, cioè i 10 km attacca, in realtà è stata un po' troppo ottimistica ed è valida per le prime due tacche. E le altre due in realtà hanno avuto una durata più bassa. Volendo essere precisi, in questo caso sono state pari a 7 km l'una circa. Chiaramente vi parlo sempre di tacche in movimento, non da fermo. Da fermo vedete che sono sempre. Ce n'è sempre un'attacca in più, quindi continuo, però a questo punto credo che i 50 km ipotizzati con il primo approccio, quindi 10 km attacca, dovranno essere drasticamente rivisti. Spero di riuscire ad arrivare a 40-42, vedremo. Amici, 38,5 si è del tutto spento. Quindi a un certo punto ho cominciato a non spingere più e mentre mi stavo fermando in pratica mi si è spento. Dunque sì, a essere sincero l'ultimo tratto un po' forse forzato perché ho fatto delle salitine in un parco, però credo che l'autonomia massima difficilmente possa arrivare a più di 40 km all'ora, sì, 40 km totali. Quantomeno per come l'ho utilizzato, cioè velocità massima costante. Ho fatto tanta pista ciclabile, tanto fuori città e tanto parchi, quindi forse andando in città con più rallentamenti e velocità massima tenuta per meno tempo, può arrivare a un po' più di autonomia, però per come l'ho portato io, quindi quasi sempre alla velocità massima. Credo che in piano, in città, difficilmente si arriva a più di 40 km. Nel mio caso, giocando in un parco, 38 e mezzo e mi è morta proprio la batteria, quindi lo metto subito sotto carica. Se avete dubbi, commenti o altro, scrivetemi e vi rispondo appena possibile. Ciao a tutti!